Yeah, it's nice, it's nice. And I'll do it once again now for the next challenge, Devlin versus Radio Okuto. But I'll do it before it starts. Now it's better. Ah, hai ragione, Devlin, aspetta. Fatto. Ci sono, Devlin. Eh sì, il problema è che non lo posso far vedere qua. Bravo, Nino, bravissimo. Good games. Ok, grazie, così me lo guardo dopo. So we have Devlin versus Radio Okuto. Feng, you can invite me. Devlin, invitami. Secondo voi Cheng mi avrà invitato? Quindi qui sempre FT5x2, giusto Giordano? Io poi organizzerò Kanjack contro Harry Potter. Kanjack contro Cheng. No? Sì? No? Ma secondo voi Devlin? Sì, sì, sicuramente. Calmissimo. Secondo voi Devlin mi inviterà? Eccolo! Oh! Adesso! Sì! Così dovrebbe laggare di meno! Giordano credo abbia invitato anche te. Perfetto. Un bel polletto rinforzante. Ok, we can start now. I have to update the score. FT5x2. Allora. Q4G. 100 euro. Secondo me oggi Radio Okuto ci stupirà. Giusto? A posto, mancano gli zeri. Zero. punti. chi mette euro? Per me ghiacciolo fior di fragola. Era buono il fior di fragola. Sempre la pacatezza di Harry Potter, mai immancabile.
No, più che altro voglio vedere Giordano. Sono curioso di vedere alcuni scambi. Di nuovo lo stage di Giordano. Violet Systems. Uno stage. Quindi praticamente se vinci, vinci tutto. Davis. Beh, buono. Meglio, no? Round one. Fight. Good start from Reddy Hokuto. Very aggressive, but nice punishment from Devin Min. Trying with a down four to get some chip damage. Slowly pacing back with a focus, but Reddy Hokuto, nice sidestep four. Perfect timing. 2000 per Devin Min. Interessante, Davide. Nice look from Reddy Hokuto. And not the best idea, the spring roll. Reddy Hokuto was really ready, and now the mix up with Blackthorn sweep. Fight. Very good start from Reddy Hokuto. Now Devin Min with one bar. Let's see. He starts to do down three. Sì, certo. Again, nice flow from Reddy Hokuto. With a mix up, then the throw with plus frames. And again, sidestep four. Down, down, boom. Wow. Bursts. You win. Very fast game from Reddy Hokuto. Ecco, le prime dichiarazioni di Reddy Hokuto immediate. Non è passato neanche un minuto. Harry Potter menziona la grande catena di tiramisù e gelati. Roma ce n'è una molto nota che piace a Harry Potter. Vi consiglio il tiramisù. Mi pare a zona Piazza Re di Roma. Re di Roma, ecco. Tiramisù gelati. Bellini intanto cita Harry Potter e l'Ordine della Fenice per ora. Quindi in sostanza, se resta 5 barre, tiramisù e gelati. Non l'ho provato, comunque so che uscirà a giugno il nuovo, perché è stata ritardata l'uscita, ma ti posso dire che... senza darti troppe anticipazioni dovrò starci dietro, però non ti posso dire niente ancora. Ti posso dire che ci dovrò stare dietro per forza, ecco. Round one. Ti posso dire molto. Fight. Sì, sicuramente ci sarà ospiti qua. Quando sarà tutto possibile, il torneo conterà, mi sa, che continua così in 300 persone, forse pure di più. Nice.
loot from Ready Okuto. Trying to do the hop kick, but nice down three into fireball from Devin Lin, getting the first round now. That's combo and a throw break from Ready Okuto. Counter, counters two. Oh, almost two bars. That's again. Very fast. Ready Okuto now with a rush. È un bel po' complicato. Non è una cosa scontata e immediata il fatto del Treski, quindi non ti posso dire molto, ma considera che io gioco dal 1997 a Tekken. Ti lascio immaginare. No, sono due giorni, Dennis, e ci sarai anche tu, capito? Fight. Pam pam, wow, pam pam, pam 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 pam. Ready Okuto trying to get out of the wall. Nice punishment on the comeback three. Devin Lin. Che dici, Manuel? Posso usare anche quello? Perché dici? Okay, so it's 1-1. Sì, però aspetta, Iso, con molta fatica, molta fatica, perché diciamo che insomma. Buonasera Mario, considera che appunto dopo tanti anni. Tu stai attento a chiudere le... Manuel, la cosa bella è che c'era più la non live. Cos'è la non live? Manuel, ma perché vuoi il... Perché dici che il personaggio per me è il nuovo personaggio? Sei dimenticato? No. Un fagiano. Sì, si è visto il trailer. Madonna mia. E quindi praticamente che è successo? Ah, B1 più 2 di Giulia, c'ha? Allora è mia, ok. A posto, perfetto. Ho risolto tutto. Iso, se mi scrivi su Discord ne possiamo parlare. La stance di lei. Perfetto, insomma c'è tutto. C'è scritto Bode, che è troppo buono, Manuel. Vediamo, comunque domani esce. Nice look from Devin Lin getting the first round. Martedì, perfetto, sono pronto. 23, ok. Farò una bella live solo sul personaggio, così imparo, faccio le juggle, tutto. Angel. Stage di Dead or Alive. Fight. No, di so. Yeah.
spending one bar with a Shoryuken X from Levenin. Easy. Comunque sentiamo Shiso, scrivimi su, possibilmente su Discord. Oh my days. Now no bars yet for Devinin, but it's just a question of 1 second. Sì. Devinin spent one bar, so didn't confirm the down 1-2. Now Radio Kuto has to take advantage of the situation. And mix up with a mid, so it's 2-1 to Devinin. Sì, Crossfire, ho visto. Come vanno i tuoi tendini? Come va la tua tendinite? Tutto bene? Almeno così hanno detto dalla regia. Bene, ok, fa piacere. Riguardati. Ho visto. Vediamo se riesco. Ah, un trucco per sniperarti. Ok. Ok. Vabbè, insomma, il solito Crossfire. Niente di nuovo. Qua comunque sempre la stessa cosa, non ci si niente, io non riesco in nessun modo. Round one. Fight. Hai capito, Matteo? Tutti i trucchi di Crossfire. Pam. Oh, nice sidestep for getting to the wall, but not completing the juggle. Nice load from Ready Kuto and the stomp. Almost wall bounce. Trying to read, but Devinin nice sidestep and the five. Oh, this is punish book. Scusate, quella palla di Q, quella fireball non era scoperta. Perché non è entrata la spallata di Feng? Michele! Non ci arriva. Ok, meno 12. Sicuro? E allora non ci arriva. Vabbè, one frame. Stavo se meno 13. Dennis. Sempre un parolone. Pam. Two bars for Devinin. Now very, very dangerous. Nice counter hit with the number 3. But the counter hit from Devinin. One bar spent, there's still one bar to spend. Number 3 again from Radio Kuto, but the standing 3 counter it. Getting
almost to the wall. Nice punishment. Boom. Attempt of an up kick from Ready Akuto, but Devlin was ready. And a mix up. Don't be into Shoryuken again. War combo. And the mix up with the down 3 and the tail throw. It's 3-1. Che non sempre puoi essere certo di avere il risultato del. Cioè, dovresti essere sempre per preciso e rischi comunque. C'è sempre un rischio. Gli ha tirato contro la bancarella di frutta verdura, ortaggi, comodini, ricchi premi e cotillon. Se fa finì. Harry Potter. Buonasera Luffy, good evening Luffy, how are you? So tomorrow you're going to play versus Ready Hokuto, right? And Harry Potter? Is that right? Harry, domani giochi con Luffy, anche tu. Nice to see you here. Okay, so tomorrow we have Luffy versus Ready Hokuto and Luffy versus Harry Potter. Deadpan non sta funzionando. Vai. Che senso? Non capisco. Big coverage from Devlin. Tekken 5 era molto bello. Tekken 5 a very beautiful game with Steve just you could just leave the pad. Not fast enough. Devlin to punish Zamba 3. Oh, Ready Akuto missed the opportunity, didn't bleed. Oh, and the sweep. Wow, rage drive, getting to the wall. Un personaggio innocuo. Ma perché le prese, Dennis, le prese non sono tutto questo danno, quindi a meno che non ci siano dei motivi particolari. Pensa poi con un personaggio che salta in continuazione. Intanto Harry Potter con il suo condimento per l'insalata. Gratuito fra l'altro. And again, Devlin with the bars. Secondo lui già l'ha detto che vince Cheng, secondo Michele. È vero, Michele? Ah, t'ha detto pure il punteggio. Praticamente i messaggi di Harry Potter sono tutti molto belli. Praticamente il gioco è la combo di Devlin, la combo di Ready Akuto e la mano sul mouse pronta. Appena si ricorda di fare D2,
my days. Another good punishment from Devin Lin. Bam, 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 bam. Oh, not ready. Not fast enough. Because there wasn't the punish. Oh my god. Tu che cosa, Peruni? Moro. Io moro, tu mori, egli muore. Noi moriamo, voi morite, essi morono. Intanto, dichiarazione di intenti. A questo punto... E con questo cosa vorresti dire? Grande Selmy. Non so più, cioè, questo punto, guarda. Bravo Volante, sei migliorato. Non ce la faccio. Potrei, dopo quello che è successo oggi, mi devo un po' rilassare. Open the eyes. Anche con queste citazioni un po' da discoteca, tipo stile Pozzo. Fight. Intanto, boom! Inizia il comeback di Radio Kuto. Yeah, 1-0. Round 2. Comeback starting from now from Radio Kuto with mix up and mid. Getting perfectly to the wall, but not the best combo at the wall. Oh, that was a launch punch, but Kuto went for the top side set pull, leading with an evasive move in this second round. Impossible to block. But it- Oh my days. E infatti così Peroni. Ma attenzione. Nice float from Radio Kuto. What is happening right now? And the big launcher. Nice. Radio Kuto getting to the wall. This time the combo works. Now he has to be careful because of the bar, but nice float. And Dampo. Hi Nicholas. Oh, ciao Nicholas. Certamente Dennis, come tutti gli anni e come tutti i tornei. Questa volta probabilmente sarà un torneo. Un torneo tappa del circuito mondiale. Allora, per gli spettatori, l'ultima volta era 10 euro. L'iscrizione completa dipende da quando ti iscrivi. Se ti iscrivi subito, più o meno intorno alle 30 euro. Se ti iscrivi in ritardo, va a salire. Ci sono anche degli omaggi, insomma, delle cose per chi si iscrive, cioè gli iscritti hanno dei vantaggi in più. Sarebbe il mio, Tartaruga, quello del trailer, only the best.
only the best. 1, 2, we'll have only the best 4. Il fiocco di neve è nell'iscrizione, cioè era gratuito, e finché ce lo danno io lo metto, lo do agli iscritti, e poi ci potrebbero essere altre cose, però ecco, speriamo Dennis, speriamo. Esatto, only the best, sempre quello. Fabio, ovviamente devi venire anche tu, devono venire tutti. Round one. Fight. Only the vaccinati mi sembra un'ottima idea. Facciamo il col certificato all'ingresso. Big Android from the Min. Esatto, Dennis, faremo di tutto. Giusto per proprio per fare il torneo. La verità è che è stato l'ultimo torneo probabilmente del mondo prima della pandemia. Esatto. Se lo facemmo prima del lockdown. Pam pam pam, wall, pam 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 pam, oh oh oh. Anche meno, esatto. Harry Potter, due ne devono fare, è un classico. No, sempre due. Forza. Devlin potentially can win this challenge. But Radio Pluto doesn't want to give him victory now. Fight. BB3. Dennis. Oh. Get in the bar. Pump, 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 wall, pump, pump, pump. Nice management from Reggie Kuto. Sidestep 4. Missed opportunity to win from Devin Lin, but down by 3. Well done, Reggie Kuto. Final round. Again, so Reggie Kuto has got one opportunity to get to 4-3. But Devin Lin has got one bar. Oh my days, what is happening? Esattamente, finché entra in campo. Big combo, starting a big combo, but Devin Lin drops it. So now there is a big opportunity for Reggie Kuto, but down 4 and a mix up to punishment. And the second fireball hits Reggie Kuto, so now it's the first challenge has finished, so it's 5-2. Che succede? Ah, bisogna resettare? Come funziona? Niente, finito. Adesso ricrea, quindi Devin Lin has to re-invite me.
sono riuscito a comunicare. Adesso deve ricreare. Non mi vedi ok, non mi vedi online perché mi ero tolto. Aspetta, arrivo subito, Devinin. Ok, adesso sì. Pronostico finisce la seconda sfida. Ricordiamoci che la prima è finita 5-2. Cheng, invitami. Mentre fate la discussione, invitami. Please invite me while discussing. Gorpano. Grazie Akuma, sei migliorato. Ok. Tanto devi ninci in vita. Oh. No, gioca anche Leroy e Fakuma. Ok, we can start the second challenge between Radio Pluto and Devin. Non hai capito che se perdo un match è solo perché sbaglio a parare? Non lo so, ma conserverò il condimento per l'insalata di domani. Bene, cominciamo la nuova sfida. Quindi io non ho capito una cosa. Michele, quindi dopo vuoi giocare? Non c'è bisogno di cambiare niente. Devo solo sbagliare poco. Now playing Wasting Your Breath, original mix by Exist. Ok, ok. Sì, sì. Va bene, alright. We start the second challenge and then I play versus Harry Potter. Turn to page 394. Basta così. In più, Lydia Sobieska. Fight. Nice! Side step 4 from sweep from the turn. Time correct. Nice down back 3 as well from Radio Kuto now. First round to him. Again down 3 and mix up a spring roll kick. Spring kick from Devin Lin. Low. Nice punishment from the Radio Kuto's launcher. Getting to the wall. Testy. And the low burning Devlin the second round. Nice blow from Radio Pluto. Down at 3 again, but nice punishment. Good punishment from Devlin this time. And a cross up, but drops the combo. Nice mix up from Radio Pluto. Oh, a bit. D3. Pronostico numero 2. Pam 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 pam. Nice mix up with a round 4. Small low from Radio Kuto, so now 2-1. Nice punishment, perfect punishment from Devin Lin on the sweep. Trying to confirm the hit jab into the big combo with bars. Oh, sidestep 4 again from Radio Kuto. And the wall.
Wow, downfall, downfall again. Bravo Michele, sei migliorato. Complimenti Neville. Come fa a essere così veloce? È un mago. No, non è vero, non ha il pad programmabile, è così. È talento. Quando è talento, è talento. C'è il taleggio e il talento. Ma non saprei, Dennis, secondo me è tutto opinabile. Secondo me non è detto. Round 1. Fight. Nice launcher from Radio Kuto after the first combo from Devil Nin. Oh, big jabs blocking the mix up. Oh my days. Rage Art locking mix up. Nice. Ti devi allenare a tempesta, ma secondo me è soprattutto talento, perché comunque c'è anche gente che si allena tanto e non riesce a... Sì, ma tu già eri così, ma la Rage Art è quello. Non credo. Pam pam pam. Not fast enough. And it's 1-1. Hello Magnino, how are you? How is it going?
Oh! Top perché? In realtà sì, Dennis l'ha perso. Non è recente, ma sì. Vediamo un po' se riesco a fare questa cosa prima di Natale. Che stiate parlando, ma no. Faccio, no, non ce la farò mai. Fight. No, no, però in questo momento, cioè l'ultimo pin form offline è stato Daniel Mado, Dennis. Quindi se dobbiamo dire l'ultimo che ha fatto più risultati è stato Daniel Mado. Se dobbiamo essere obiettivi, allora io dico sempre le cose come stanno. Guardate, oh, trying to... Yes, no. It's a catch, a great job. Oh my god, what happened? Fight. Ah, lo so, però lui c'ha la... non ha una connessione buona, purtroppo. Now, final round. Fight. Round is very important for him. Here's one bar for Javelin. Harry Potter non c'era. Credo perché è un mago. Nice, ready, putos, nice, 2-1. La luce è bellissima. Quindi insomma, praticamente... visto? Ancora
ancora? Io ho sbagliato. Ah, ok. Non avevo capito, pensavo di aver premuto male. Quindi molto facile trovare il trailer dal canale ufficiale. Malta secondo posto, diciamo tutti così adesso. Chi c'ha? Questo mi piace. Sì, sì, ho capito, Giordano. Cosa indamala? Round 1. Fight. I start from Devil Nin. Rikokuto trying to get the right time to do a combo, to make a combo, but Devil Nin finished it with a little down 3 into up 2. I start this time from Rikokuto and mix up down back 3. Not the combo with by spending one bar. Miss input probably for Devil Nin, but nice punishment and spending one bar. But drops the combo again. Nice low parry on the combat 3. Yeah. Almost to the wall, but now no jump. But nice jump for round 3 from the ground. Fight. Ma infatti l'ha fatto, qualche volta l'ha fatto. Round 4. Fight. L'ha fatto. Sì, ma l'ha fatto più nella prima partita, penso, però è capitato. The problem now is that Devil Nin has got two bars, so in this round he will probably spend them. Fight. Vediamo. Two bars spent by Devil Nin. Maybe not the best combo in great float from Rikokuto. Now he has to be careful because Devil Nin's rage but no bars. Wow, nice mix up. And the key charge. Poi il secondo tiro, tu prendi prima la specchia. Allora, ti dico, ti rispondo subito, grazie intanto per la domanda. Allora, so. Allora, bisogna considerare una cosa, devi partire dal... You have to start saying that offline is another experience in comparison to online in general. So
Of course, offline is much it's better than online, but especially in this period, we have to. We can, of course, it's not mandatory. We can play online if we want, but we have to be aware that it's online anyway. So you have to take it for something that can be just fun for online matches. So you can try, and it has improved in comparison to before. Even if there are lots of crashes, especially on PC, but on PC is better in terms of lag. So, of course, we are experiencing some better matches, but beh, in generale, io ti posso parlare di quello che vedo con Tekken per l'esperienza che abbiamo noi. Quindi è chiaro che noi abbiamo avuto un miglioramento e in linea di massima diciamo possiamo essere abbastanza soddisfatti con l'online, quindi we can't really complain. Nice punishment on whip from Radio Kuto. Wow. Mix up with the squid this time, so Radio Kuto now playing very well. Fight. Quindi in sostanza c'è abbiamo un miglioramento, però loro fanno quello che possono. Noi giochiamo, facciamo quello che possiamo, però l'esperienza offline will be of course much better than online in any case. Nice mix up from Radio Kuto. Devlin trying to confirm with the dig jab, but now it's 4-1 to Radio Kuto. Hai capito, Harry Potter? Il tuo pronostico. Mo scommetto che scrivi tipo che mo fa comeback. No, se vince Giordano è finita lo stesso. Loro ne fanno due. No, non c'è la bella. Almeno qua non c'è nessuna bella. Loro ne fanno due. I punti si sommano delle due sfide. Certo che è possibile. No, nel senso per il pronostico per il canale. Devo, per dare il vincitore devo sommare i punti delle vostre partite. Quindi in questo momento siete perfettamente pari, perché la prima l'ha vinta. The first one has been won by Chen 5-2 and the second one is 4-1. Quindi se la matematica non è un'opinione, in questo momento la prima è finita 5-2. Quindi Giordano, no, Giordano è in questo momento, cioè se vince questa è in testa, perché c'ha un punto in più se vince questa partita. So, the first challenge has been won by David Lin. Second challenge, we are 4-1 to Radio Kuto, and then I play against Harry Potter. Julia versus Heihachi. Bravo, Dennis, sei migliorato in matematica. Oh, nice down back counter hit from Radio Kuto. Oh, nice attempt with Lady Jart. And the low from Radio Kuto starting very well. Ah, tu avevi 8. Non mi pareva l'altra volta, eh. Però mi fido di te.
Sì, 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 sì. Tieni conto. Evelyn dropping a combo. Ready to whipping on the other side. Now 7 golden letters for Evelyn. 2.25. Poi devo giocare con Harry Potter. Harry Potter. Tutte scuse, Dennis. Tutte scuse. Oh, side 4 from the Radio Pluto. I don't know where he's going to, but he blocked everything. Definitely misinputting the button for the combo. A perfect down the 3. That point. Down 4. In. Nice punishment from there. Really good on the second hit of the stream. Wow, perfect low crack from Ready Puto. Potentially to the wall, full damage. Nice mid safe option. Now Devlin has got one bar to get back. Sure, you can. And the down 3 with the 2 bars, oh my days, drops a combo and Radio Pluto now winning the second challenge. Ha vinto Giordano, nice, bravissimo. Ok, I can leave and invite Harry Potter. Se ci sei Harry Potter, giochiamo. So, winner is Radio Pluto. Bravissimo Giordano. And the winner is... Okay. For those who want to see my tournaments... okay, va bene, andate a Discord.